Ciao, sono Riccardo Rigamondi e anche questa settimana sono qui per oggi questa puntata di Radio Mario sarà tutta dedicata alla Nintendo 3DS Conference, sì, Nintendo 3DS Conference, scusatemi, Nintendo 3DS Conference che si è tenuta prima del Tokyo Game Show 2011. Per presentare dei nuovi giochi, di Mario ne ha presentato uno, però almeno l'ha presentato, ecco, e dire altre cose, insomma. Bene, ecco, la notizia la darò io, perché purtroppo il notiziario oggi è in malattia. Si è già malato alla seconda puntata, veramente non so cosa farci con lui, guardate. Non so proprio cosa farci perché è già la seconda puntata e già è malato, è già è malato! Ah, roba da matti. Beh, io invece non sarò mai malato per fare questo video, per fare questi video. Ebbene, ora vi do la prima canzone, scelta puramente a caso. Mario Spicross. Bene, ciao, a dopo. Spero vi sia piaciuta la canzone, molto bella, eh? Che bello Mario Picross! Ora volevo darvi proprio le notizie sulla Nintendo 3DS Conference. Allora, da cosa iniziamo? Da giochi già annunciati con gli aggiornamenti? O da nuovi giochi? Nuovi giochi, eh? Allora, nuovi giochi? Uno. E ce n'era solo uno di Mario e uno in generale da Nintendo, gli altri tutti Capcom e Sega e poi non mi viene più in mente niente, vabbè, scusatemi. E allora cosa volevo dirvi? Ah sì, che è stato presentato, indovinate, doveva essere presentato Yoshi su 3DS? No. Doveva essere presentato qualcos'altro? No, perché hanno presentato Mario Tennis! Secondo me, guardate, è la seconda volta che cercano di farlo in 3D, Mario Tennis. La prima volta che l'hanno fatto in 3D è... Ah già, ai tempi del Virtual Boy, cioè quando è nato Mario Tennis. Poi l'hanno fatto su Nintendo 64, poi su GameCube, poi sulla Wii. Basta, poi non l'hanno più fatto e adesso lo continuano, no? Per forza. Ah, già, per il Game Boy Advance anche l'hanno fatto. Cosa stavo dicendo? Ah, sì. Mario Tennis. Mario Tennis, basta. Non hanno detto niente, o almeno se anche l'hanno detto in giapponese, per cui non c'è proprio un H. E esce nel 2012 e basta, non hanno detto niente. La grafica di Mario, il motore grafico di Super Mario 3D Land e basta, non hanno detto più niente di Mario Tennis. Passiamo ai giochi già annunciati. Mario Kart 7.
Iniziamo con Mario Kart 7. Innanzitutto è stato rivelato che anche il Waluigi Pinball del Nintendo DS sarà presente come circuito retro sul 3DS. Wow! Tra i personaggi ci sarà Wario, ci saranno i Mii, ci sarà anche Daisy, ci sarà anche Tartosso, poi basta, non lo so più, chi altro c'è? Poi cos'altro hanno fatto? Hanno fatto vedere l'online, c'è un canale live, c'è un channel live come per Super Street Fighter 4 e si può giocare online in 8 giocatori, nel senso solo in 8. Le console portatili non l'hanno mai fatto in più di 8, neanche col 3DS si spingono oltre, vabbè. E si potrà giocare con il proprio Mio, abbiamo già detto. Ci saranno altre carrozzerie oltre a quelle già dette, naturalmente. E poi passiamo a. Va bene, Paper Mario, scusate il mio cattivo inglese, ma oggi è proprio una giornata. Allora, Paper Mario. Cosa hanno fatto vedere? Io non so cosa hanno annunciato perché io solo ho visto i video. Ho visto un video che durava 55 minuti. Per fortuna la roba che non mi interessava non l'ho guardata perché sennò veramente durava tantissimo. Facevano vedere che Mario avrà questa. Que avrà una. Potrà appiccicare gli adesivi, lo sappiamo già. E sappiamo anche ormai che Mario potrà anche rimuovere gli adesivi. Per esempio, ci saranno tanti adesivi attaccati alle pareti, non messe da Mario ma messe da Bowser. Mario e la toglie. Un po' faticoso, sì, un pochino faticoso, povero Mario. Poi basta, Paper Mario anche lui non ha dato più niente. Animal Crossing non ha dato niente. Ho fatto vedere i nuovi video. Cos'altro? Luigi's Mansion 2, sì. Neanche Luigi's Mansion 2 hanno detto molto. Sì, poi magari alla Tokyo Game, quella roba lì, il Game Show 2011, faranno qualcos'altro, spero. Diranno qualcos'altro perché hanno detto veramente poco oggi. E anche perché l'hanno detto solo in giapponese. Poi Super Mario 3D Land hanno fatto vedere nuove immagini, nuovi video. E una cosa che io ancora non ho capito cosa sia. Mario Blocco. Mario Blocco. Com'è fatto Mario Blocco? I piedi di Mario con sopra un blocco usato. Con sopra un'elica. Così può volare. Insomma, Super Mario 3D Land volerà tutto. Cioè ci sono i Goomba Procione, Mario Procione e Mario Blocco con l'elica. E io ancora non ho capito se sia un power up o se sia solo un oggetto. Secondo me è solo un oggetto, comunque, dai. Hanno fatto vedere la cover ufficiale giapponese, così come per Mario Kart 7. E cos'altro? Ah, già, hanno fatto vedere i dati di vendita dei 3DS. Cioè, i dati di vendita nel senso non dati di vendita quanto ha venduto, dati di vendita a il sesso che lo preferisce. Hanno constatato che il sesso che lo preferisce è nettamente l'uomo, è il maschio. E il 70% sono i maschi che lo comprano. Mentre per il DS comunque il 55% erano le femmine. Per la Wii erano uguali. E il 3DS sono molto di più i maschi. Allora, cosa ha fatto Nintendo? Un 3DS rosa! Un 3DS rosa? Ma che è rosa? Rosa Cipria? Ma
pochino più scura, sì, un pochino più scura del rosa cipria, per fortuna, perché il rosa cipria è, sembra, poi, se, poi la gente magari lo confonde con la Lancia Y. Poi cos'altro hanno fatto? Direi che è tutto qui per questa Nintendo 3DS Conference. E sì, mia motta ha fatto ancora vedere, ha fatto vedere il bundle di Zelda Skyward Sword, che avrà scusa, che avrà il bundle della colonna sonora originale del gioco in versione orchestrata e un telecomando Wii dorato con il logo di Zelda, no? Con il logo di Hyrule, boom. Con un logo, insomma, un logo sopra il volume, ecco, sopra le casse del Wii U, la nostra carissima Wii U. Wii U. Quale Wii U? Alla Nintendo 3DS Conference. Sì, perché hanno fatto vedere anche la Wii, perché Zelda cos'è? Zelda per la Wii. La Wii U. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Entrata da un orecchio, uscita dall'altra. Comunque Nintendo ha dei problemi con la Wii U, questo lo sappiamo, anche se non c'entra niente con la Nintendo 3DS Conference. E che problemi ha? Ha problemi con il controller, che è la parte principale della console, ecco. Perché la connessione è instabile. Sì, la connessione tra controller e console è instabile. Instabile, instabile. È instabile la connessione. Anche con il filo è instabile però, eh. Eh sì, è instabile pure con il filo, che cavolo. E doveva uscire a giugno, in Giappone doveva uscire a giugno. In Giappone uscirà a settembre, ecco. E sono. No, non c'entra niente con il terremoto, però questo. Non si è rotto il prototipo con il terremoto. Hanno fatto già diversi prototipi, ma. Tutti hanno problemi di connessione. Bene, direi che oggi non abbiamo notiziario. Oggi non abbiamo curiosità, no, niente curiosità neanche. Bene, allora io vi saluto, un grande abbraccio da Riccardo, meglio, oddio, un sacco di zanzare in camera mia, aspettate, devo fare di disinfestazione, eh? Va bene, alla prossima volta, ciao, vi do Mario Bros, ciao, ciao.